visto che inizia il campionato. Visto che ne sono state dette talmente tante, visto come ne, al solito. Che ne sono date... Siccome qualcuno che è seduto qui, penso di avere le spalle grosse e non voglio entrare nemmeno in polemica, però tengo a chiarire un aspetto importante: io non ho mai preso appuntamento con nessuno. Questo è molto chiaro, perché io gli appuntamenti quando li prendo li rispetto. Poi se mi si chiama, si dice sto qui a Udine e io non ci sono, non ho l'aereo personale. Per quanto riguarda il resto, con molta serenità e spensieratezza, lo voglio dire perché non voglio sembrare assolutamente allarmato, c'è poca memoria. In riferimento al mio primo discorso per l'approccio a questa nuova stagione, quest'anno si deve dimostrare con i fatti, non con le parole, di voler bene a questa società e a questa realtà. Questo significa che bisogna rispettare le regole. Io non devo chiarire nulla perché non è un problema tra me e il giocatore, assolutamente. Io il problema, e non mi sembra giusto e corretto, non l'ho fatto prima. Primo per un rispetto e perché non volevo e non vuole l'Udinese magari essere tirata in ballo in riferimento a una non convocazione di quale noi ne siamo fieri. Perciò questo è il rispetto che noi pretendiamo. Non abbiamo parlato, non perché ho sentito varie cose che l'Udinese deve chiarire, non deve chiarire, l'Udinese come al solito non chiarisce le situazioni. Io sono sempre stato molto chiaro. Ho detto con molta determinazione che quest'anno non si faceva passare nulla, ma il comportamento a volte si fa attraverso una esternazione pubblica, a volte si fa non pubblicamente come gli esempi del giocatore che ho citato prima, esternandolo in società con molta signorilità, a volte si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. Allora, tutti quei soggetti di Natale come l'ultimo che non hanno voglia di stare nell'Udinese lo devono dichiarare, e l'Udinese non sottosterà a nessun tipo di ricatto di cessione, perché i fatti parlano dell'Udinese. Riferimento a ciò significa contratto che scadeva 2011 portato al 2012, gratificato alle condizioni che voleva il calciatore, fascia di capitano. Questo significa più volontà di questa di tenerti Natale, spiegatemi qual è. Io vorrei capire se dopo questi eventi però chi dovrebbe essere un leader ha dei comportamenti non consoni, non con Leonardi, con tutto l'ambiente, perché noi siamo in piena sintonia con la proprietà, con lo staff tecnico, con lo staff medico e tutti i calciatori. A questo punto non devo fare nessun passo, io devo far rispettare le regole, perché rispettare le regole significa far rispettare questa società e tutti quanti voi e tutti i tifosi. Se qualcuno non vuole rispettare le regole, qualunque sia il suo nome, non può far parte di questa realtà. È tutto là il discorso. Poi non è che dopo ci vogliono chiarirmi, non ho bisogno di chiarirmi di nulla, io devo necessariamente far rispettare le regole, e questo è. Perciò tutte le voci di mercato mettiamole da una parte una volta per tutte. Non c'è nessun gioco, tenga a chiarirlo, che questa cosa è stata fatta perché c'è una manovra, come ho sentito, perché l'Udinese non, se voleva vendere Di Natale non aveva bisogno di allungargli di un anno il contratto, perché Di Natale al 2011 aveva scadenza contrattuale. Allora, io sono stato in silenzio, continuo a stare in silenzio, perché poi nei particolari, nonostante venga sollecitato, non entro, perché è il rispetto di uno spogliatoio e nel rispetto di un patto che ci siamo dati tutti quanti, dal primo all'ultimo di questa società, quest'anno. Perciò le intolleranze all'interno di questo gruppo non verranno sopportate, ma non da Leonardi, da tutti. Riconosciamo grandi validità tecniche, se no non gli si faceva un contratto di quella portata fino al 2012. Siamo orgogliosi e onorati che rappresenti l'Udinese in nazionale, ci auguriamo che lo faccia nel più tempo possibile, perciò non è una sconfitta che Di Natale va in nazionale, siamo contenti.
però i giocatori, qualunque sia il nome e la validità, devono rimettersi a delle regole, perché sennò saremo degli autolesionisti. Prima tutti quanti cavalchiamo questa linea, questa strategia della società, e tutti i tifosi, mi sembra, o i sportivi, o la comunicazione ci dà merito che finalmente si dà una linea a questa, in questo modo. Poi dopo, come c'è da mandare un segnale, allora a quel punto chissà che manovra c'è sotto. Cioè, io sarei diventato un fenomeno che fa un contratto, che propone un contratto, fa presentare la maglia, fa presentare gli abbonamenti e poi c'è una manovra per venderlo. Cioè, ma veramente qui, cioè, ritorniamo in una dimensione. La dimensione è quella di rispetto di questa realtà. E ribadisco, non è un problema con il sottoscritto, è un problema totalitario. Perciò i passi devono essere fatti da altra parte, dall'altra parte, non sicuramente da me, perché io faccio rispettare le regole. Chi sta nelle regole sta bene. Di Natale è un giocatore dell'Udinese. Quindi lui deve chiedere scusa? No, io non voglio entrare nei particolari, perché non mi sembra corretto e giusto. Ho spiegato un principio che mi sembra che è molto chiaro: la volontà della società, con i fatti, non con le parole, ha fatto un contratto fino al 2012. Fascia di capitano, leader della squadra, che altro dovevamo fare? Sì, io penso che, siccome che è stato fatto tutto questo, se c'è un provvedimento che poi sarà in giudizio, nemmeno da noi, ritengo che dobbiamo far rispettare le regole, sennò gli altri 30 chi sono? Il problema forse è che per motivi comprensibili non si sa quali siano le regole. Ho capito. Tu pensi che siano, come è stato detto, delle stupidaggini? A te il giudizio. E ribadisco, non è sono talmente umile in riferimento a questo, che se fossero problemi soltanto col sottoscritto, per il bene dell'Udinese già l'avevo accantonati. Perché io in questo contesto qui non è che mi metta a fare cose di principio. Per me l'orgoglio migliore era quello di avere un Di Natale contento, con un contratto migliorato e con un capitano della squadra. Però bisogna essere di riferimento, leader, non è che ci si fa soltanto perché... Poi dopo facciamo tre sforbiciate, facciamo tre gol al crocio di palle e siamo leader, ok? Capisco i tifosi, rammarico, ma siamo noi per primi a essere rammaricati. Però abbiamo scelto una strategia quest'anno, non in questo caso specifico, l'abbiamo scelta all'inizio, quando abbiamo deciso di non avere più a che fare con soggetti che si sentivano penalizzati. Noi penalizzati non li vogliamo più. E poi che non mi vengano altre società a chiedere i soggetti a fargli avvoltoi, perché su questo non ci cadiamo. Statene certi, tranquillizziamo tutti i tifosi che non ci cadiamo. Ok? Posso dire una cosa? Sì, ma questa è una situazione che poi andremo ad analizzare, anzi si analizzerà, giusto che sia all'interno di uno spogliatoio, c'è un allenatore e ognuno avrà i suoi compiti, perciò noi abbiamo molta fiducia. La cosa importante è che in questo tipo di situazione siamo in piena sintonia con l'allenatore, con lo staff tecnico, con tutti i giocatori. Questo che sia chiaro. Perché poi dopo si sentono tante cose. Il mio ritegno di non parlare, anche ora nello specifico, perché non voglio che venga strumentalizzato quello che dico. Io dico, la società ha l'obbligo quest'anno di rispettare, di far rispettare le regole. Mi sembra che è stato un proclama che ha colto tanto successo, no? O sbaglio? O sennò alla fine ognuno fa quello che vuole e poi dopo ci ritroviamo con delle prestazioni o delle annate che tutti quanti noi contestiamo. Poi uno può essere simpatico, antipatico, quello che vuole, però ritengo a ribadire, per me prima di tutto viene l'Udinese, poi vengono tutte le altre componenti. Prima di tutto l'Udinese quest'anno. L'ho fatto con le situazioni esterne, quando mi sono attaccato con qualche altro soggetto che stava all'interno di questo mondo perché non faceva altro che criticare. Lo rifaccio pubblicamente, perché una testata importante a livello nazionale ha detto che la delusione di questo inizio di stagione è Quagliarella. Io non so con che ritegno si mettano a scrivere una roba di sto genere, non so con quale ritegno, no?
purtroppo per loro Quagliarella è nell'Udinese e ci rimarrà nell'Udinese. Sono dispiaciuti, ma non è mica la colpa mia. È da due mesi che sta dicendo, no? Va bene? Direttore, un'ultima cosa, visto che siamo qua, mercato in entrata. C'è ancora qualche famoso mercato in entrata, siamo stati sempre estremamente chiari. Noi riteniamo che per gli obiettivi che questa società ha determinato all'inizio della stagione, ciò significa di fare al più presto un campionato tranquillo, pensiamo di avere una rosa competitiva per quel tipo di obiettivo. Nel momento in cui dovessimo, stando attenti sul mercato, riscontrare che c'è qualcosa che può migliorarci,